Nelle Marche, terra di piloti e di grandi gare, tornano gli eventi che uniscono spettacolo e agonismo. Dal 10 al 12 giugno, la zona industriale di Talacchio, nel comune di Vallefoglia, ospiterà il 7° Rally Drift Show e il 2° Master Show Memorial Andrea Marinelli, terra dei piloti. Attesi dunque alcuni dei migliori rallisti italiani che si sfideranno in un circuito interamente su asfalto. Il montepremi in palio sarà di quasi 20.000 euro. Tante novità, perché comunque abbiamo accorciato il percorso, quindi tutto ciò che è la gara sarà di 1.080 metri come il regolamento ACI dice. Quindi le novità sono che la gente non avrà dei tempi morti, quindi ci sarà uno spettacolo unico per quanto riguarda la manifestazione. Il paddock, che non è più a pagamento e quindi è libero, la gente che verrà a trovarci con 3 euro il venerdì, 7 euro il sabato e 10 euro la domenica ha libero accesso su tutta la manifestazione. Quindi le novità sono tante. Poi la gara di questo nuovo campionato che è in corso, quindi noi faremo parte di una gara del campionato italiano, è l'N5, queste nuove macchine. Ci saranno 8 piloti che si sfideranno da loro e sarà una gara molto simile a quella che era il Memorial Battag a Bologna, perché si inseguiranno tra di loro. La manifestazione prenderà ufficialmente il via venerdì sera alle ore 20 con il taglio del nastro. Dopo 2 anni difficili tra guerra e pandemia, dichiarato il sindaco di Vallefoglia e presidente dell'Unione Pian del Bruscolo Palmiro Ucchielli, guardiamo al futuro. L'evento infatti rappresenta un importante segnale di ripresa dell'economia nella Valle del Fare. Vorrei sempre ricordare che la mitica Benelli di Silvio Grassetti, che erano tempi lontani, e diciamo faceva le prove nel rettilineo di Pian del Brusco, dove c'è la sede dell'Unione, e quindi diciamo che è un territorio che ha un po' nel DNA, nel sangue, i motori, le moto, le macchine, e va un plauso a Costantini, al suo staff, all'organizzazione, perché da diversi anni impegnano centinaia di persone per far divertire chi ha questa passione. Questa oramai è una manifestazione che ha preso piede e che ha una caratura nazionale. Anche la Regione Marche ha confermato supporto all'iniziativa che, come sottolineato dal consigliere Andrea Biancani, attrae migliaia di persone. Nel 2017 avevo fatto una legge che aveva l'obiettivo di promuovere le Marche come un territorio di terra di piloti di motori. Devo dire che in questi anni il lavoro che è stato fatto è veramente enorme, sono tantissime le iniziative che vengono fatte, che hanno una valenza non solamente regionale ma anche nazionale e internazionale. Questa corsa, questa gara, questo racing rientra all'interno di queste iniziative. Il fine settimana, bellissima anche l'idea di utilizzare e fare anche le corse anche di notte, perché darà sicuramente alle persone che magari di giorno lavorano o che sono impegnate di poter partecipare. Quindi complimenti a tutti, voglio fare i complimenti anche però ai tanti volontari che sostengono questa associazione, questa iniziativa, e voglio anche ricordare che quello che sarà il ricavato possibile grazie appunto alle persone che verranno a vedere questo evento verrà fatta attività di volontariato, quindi risorse che saranno messe in beneficenza. Complimenti quindi veramente anche per questa scelta.